cordiale saluto da parte mia e di tutta la redazione di Teleprima e benvenuti a questa edizione flash del nostro telegiornale che apriamo con il coronavirus perché di 757 il numero dei pazienti risultati positivi al tampone in Campania nelle ultime 24 ore. Lo fa sapere l'unità di crisi della regione precisando che sono stati processati 9.925 tamponi. Ieri i positivi invece erano stati 544 su 7.504 tamponi. Il totale dei positivi sale a 16.464 a fronte dei 654.892 tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore si registra una sola vittima, mentre i guariti sono 149. I posti di terapia intensiva disponibili nella regione sono 108, quelli occupati 55. I posti letto di degenza disponibili sono 665, quelli occupati 550. Come programmato, a questi posti letto si aggiungono, in caso di necessità, quelli definiti della fase C, che prevede l'attivazione di 600 posti letto di degenza, 200 di terapia subintensiva e 200 di terapia intensiva. Aumenta in maniera importante il numero dei nuovi positivi in provincia di Caserta, raggiungendo la cifra record di 110 casi in appena 24 ore su 1.233 tamponi processati. Numeri che non sono mai stati raggiunti in terra di lavoro e che fanno aumentare ancor di più l'attenzione sull'evoluzione della seconda ondata della pandemia da Covid-19, con il totale che arriva a 2.387 positivi. Più personale dell'ASL, postazioni fisse e mobili per l'esecuzione dei tamponi, aumento delle forze dell'ordine in strada. È questa la richiesta di aiuto che arriva da 6 sindaci dell'Agro Aversano, dove è stato verificato un aumento preoccupante dei contagi. Nel corso della mattinata, presso la sala polifunzionale del comune di San Cipriano d'Aversa, c'è stato un vertice cui hanno partecipato i sindaci Vincenzo Caterino di San Cipriano, Anacleto Colombiano di San Marcellino, Marcello De Rosa di Casa Pesenna, Antonio Schiavone, vice sindaco di Casal di Principe, Valerio Di Fraia, il vice sindaco di Villa Literno, Paolo Conte, presidente del Consiglio Comunale di Villa di Briano. Un momento di confronto e proposta per arginare il diffondersi dell'epidemia. In tutti e sei comuni, denunciano i partecipanti, c'è un deficit comunicativo ed organizzativo tra gli organi sanitari coinvolti che impedisce ai sindaci la gestione dell'emergenza e non consente il tempestivo e corretto tracciamento dei positivi e dei contatti diretti connessi sia sul territorio che nelle scuole, si legge in un documento redatto a margine della riunione. Di qui la richiesta di un incontro urgente con il direttore generale dell'ASL e dei distretti per avere un unico protocollo d'azione valido per tutti i comuni, nonché di rafforzare il personale ASL nei comuni e dotarli di postazioni fisse e mobili per l'esecuzione dei tamponi e un maggior controllo sui territori così duramente colpiti. Un intervento appassionato, quello di Piero De Luca, parlamentare del Partito Democratico, che ha effettuato oggi nella Camera dei Deputati. «Le crisi non si superano con la chiusura dei confini, con la cultura dei muri», ha detto il parlamentare, «ma si combattono con unità, solidarietà e condivisione degli sforzi. Se avessimo dato retta ai sovranisti e ai negazionisti dell'integrazione, non solo del virus», specifica De Luca, «oggi avremmo avuto un'Italia isolata, nel pieno di un collasso sanitario, economico, finanziario e sociale. Grazie al lavoro dei deputati democratici in Europa, l'Unione ha vinto la propria battaglia contro lo scetticismo e il disfattismo. Noi riteniamo necessario valorizzare la ricerca medica, l'approvvigionamento di vaccini, di strumenti e dispositivi di protezione individuale per sostenere sempre di più gli operatori sanitari e difendere la vita dei nostri cittadini. Rafforzare la solidarietà europea è l'unico modo di dare alla comunità italiana un futuro migliore», ha concluso De Luca nel suo discorso. Andiamolo ad ascoltare. Le crisi non si superano con chiusure di confini, con la cultura dei muri, ma si combattono con unità, solidarietà e condivisione degli sforzi. E allora un dato e un elemento emerge con evidenza assoluta. Se avessimo dato retta ai sovranisti di casa nostra ed europei, ai negazionisti non solo del virus, ma anche dell'integrazione europea, oggi avremmo avuto un'Italia isolata sull'orlo di un vero e proprio disastro sanitario, finanziario, economico e sociale. Questa è la verità. Così fortunatamente non è stato. Grazie al lavoro del nostro governo e dei democratici in Europa e in Italia, l'Unione ha vinto la propria battaglia contro lo scetticismo e il disfattismo, adottando misure straordinarie all'altezza della sfida che avevamo davanti. Per rafforzare la costruzione dell'Europa del futuro dovremmo lavorare in due direzioni. Da un lato attuare riforme importanti della governance economica e istituzionale dell'Unione. E poi dovremmo però stabilire al tempo stesso delle nuove priorità politiche e strategiche.
hanno tra 21 e 47 anni e arrivano da Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia e Togo. Sono i 23 richiedenti asilo e rifugiati coinvolti nel programma Accolti Attivi dell'Associazione Solidarci, che sono stati insigniti della Medaglia della Riconoscenza Civile 2020 da premio Green Care, per essersi distinti in un'esperienza di tirocinio formativo che è stato svolto presso il Parco Reale della Reggia di Caserta. Con loro sono stati premiati i tesserati dell'associazione sportiva Reggia Running, che hanno adottato un'area della pineta del Parco Borbonico, impegnandosi nella cura dello spazio dedicato ai visitatori, con attività di pulizia e manutenzione del verde. Le medaglie sono state consegnate presso la sala di incontri d'arte della Reggia di Caserta, dalla presidente del Green Care Benedetta De Falco, il direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei, la delegata Green Care Dolores Peduto, il presidente, e Floriana Marino, vicepresidente, e da Fabrizio Cembalo Sambiase, architetto paesaggista e rappresentante della giuria di premio Green Care. I rifugiati coinvolti nel progetto erano accompagnati dalla presidente della cooperativa Solidarci Maravitiello e dal responsabile del progetto Mauro Falardo, mentre Reggia Running era rappresentata dal presidente Francesco Rivetti con una delegazione di atleti. Ritrovato nel Parco del Matese, ferito ad un'ala e affidato alle cure dei veterinari, è la piccola disavventura di un falchetto gheppio che è stato ritrovato ad Alife, ferito a un'ala dalle guardie volontarie del WWF sezione di Caserta e affidato alle cure dell'ospedale veterinario Frullone di Napoli. Il falchetto presumibilmente è rientrato nelle mire di qualche bracconiere, finendo poi nella vegetazione matesina. Fortuito il ritrovamento che comunque gli ha salvato la vita. Chiudiamo con il calcio. L'avvocato Mattia Grassani, legale della società sportiva Calcio Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente ufficiale della società partenopea. In realtà, che il giudice si sarebbe pronunciato la prossima settimana relativamente a quanto avvenuto tra Juventus e Napoli era quanto mai conosciuto. Dipende da un fatto tecnico. Ieri il Napoli ha depositato le motivazioni sul ricorso. Il giudice poi deve segnalare una data. Che non sia prima di lunedì è comunque scontato. Questa vicenda comunque non è sovrapponibile ad altre simili come quella avvenuta tra la Roma e il giocatore Amadou Diawara. Siamo comunque soddisfatti che il giudice stia valutando con la massima attenzione tutto il dossier. Per quanto riguarda la visita degli ispettori della FIGC, il procedimento relativo all'omologazione o meno della gara Juve-Napoli è distinto da quanto succede per impulso della Procura federale. Più che un atto dovuto, vista la situazione e i casi di gestione delle positività che le società hanno attuato con l'ASL, la Procura ha aperto un fascicolo che non riguarda soltanto il Napoli, bensì anche altre società per verificare l'effettiva attuazione del protocollo. L'accesso comunque che è stato effettuato ieri è stato ritenuto soddisfacente senza delle criticità rilevate. Era questa l'ultima informazione per quanto riguarda il nostro TG, l'appuntamento alle 13.30 con il Prima TG. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.